Il buon Fabrizio Corona sarebbe stato derubato il giorno prima di Natale, quindi la vigilia. Un'esperienza triste, infatti Corona si sarebbe trovato davanti a uno spettacolo davvero brutto, triste da narrare. In buona sostanza, il suo appartamento di Milano, città capoluogo della regione Lombardia, sarebbe stato messo sotto soquadro, a soquadro. Segno inequivocabile di un passaggio che i ladri avrebbero compiuto. Il video poi di quello che sarebbe accaduto è stato pubblicato su Instagram, il social principe di foto e video. Non è un periodo proprio dei più belli, dei più fantastici, mi sembra di capire, per il buon Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, che vi ricordo pochi giorni fa, pochi mesi fa, è stato protagonista di quello che sarebbe accaduto. Infatti sarebbe stato aggredito nel bosco della droga di Rogoredo, in provincia di Milano, e adesso invece si è dovuto scontrare contro i topi di appartamento. Dopo una serata di lavoro in un locale, Corona sarebbe tornato a casa e avrebbe trovato l'appartamento svaligiato. Il video è nitido, è concreto, non è astratto, si vede il salone della casa di Corona che sarebbe rimasto sotto sopra. Questo sarebbe quanto. Questo video non vuole ledere la privacy di Corona, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto, nel pieno rispetto della sua privacy e della sua persona. Un caro saluto a voi tutti, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione, datemi i vostri pareri, datemi i vostri giudizi. Ripeto, questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy di Fabrizio Corona né della sua famiglia, ma questo video intende solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto, nel pieno rispetto della sua privacy.